per la partecipazione. E spero che la serata possa essere di grande interesse come le aspettative di tutti. Non perderei altri indugi per Gennaro e Luciano. Bene, allora provvedo a condividere lo schermo. Allora, buonasera a tutti. E questa sera faremo un bel viaggio, è il terzo, all'interno della Cappella Sistina. Potete disattivare tutti quanti gli audio cortesemente? Allora, questa è la locandina. Partiamo con il dire che oggi nella Cappella Sistina non si entra più come si entrava un tempo, come si entrava una volta. E quindi l'impatto iniziale che il visitatore ha degli splendidi affreschi è completamente diverso da quello concepito da Michelangelo. La visita alla Cappella Sistina, immagino che ognuno di noi almeno una volta nella propria vita è riuscito ad andarci, ma la ricordiamo come una iperstimolazione sensoriale della durata di una decina di minuti, un quarto d'ora. Almeno io delle due volte che ci sono stato di persona è stato così, e così è. E tra l'altro in un ordine opposto a quello concepito da Michelangelo. E non stupisce quindi che la maggior parte dei significati, del significato più profondo dell'opera di Michelangelo stesso e i tanti messaggi nascosti da lui inseriti rimangono completamente sconosciuti ai visitatori. Per apprezzare realmente la Cappella Sistina occorrerebbe conoscere innanzitutto le vere intenzioni dell'artista e innanzitutto la sua formazione sia culturale che spirituale, una formazione ricevuta in quell'ambiente fiorentino di Palazzo Medici, dove lui era cresciuto ed era vissuto insieme a Lorenzo e agli altri medici, e dettata anche questa formazione culturale e spirituale dall'influenza, oltre che dal fascino suscitato per la sua, appunto, per il suo fascino nei confronti della tradizione ebraica e i mistici insegnamenti della Cabala, insegnamenti ricevuti dai suoi maestri Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, che abbiamo già citato le altre volte nelle altre due negli altri due incontri. È appurato che il Papa, andiamo comunque nella visione dell'ingresso. Questo è l'ingresso principale della Cappella Sistina, dove si entrava un tempo e dove oggi entra il Papa con i cardinali in caso di conclave. Diciamo che è appurato ormai che il Papa finì con l'arrendersi a Michelangelo sul piano complessivo di tutta la decorazione del soffitto. E in una lettera privata che lo stesso Michelangelo scrisse 11 anni dopo il termine dell'opera, l'artista racconta che appariva evidente il forte dissenso su quello che sta sull'opera che stava facendo. Tant'è vero che scrive: non si sta mettendo troppo bene. Ma alla fine fu Giulio II a desistere, e fu la prima volta che un pontefice, prima volta nella storia, che un pontefice cedette a. Ah, ti sei collegato? Hai tolto la voce? Michelangelo, in questo caso. Hai già salutato? Potete chiudere i microfoni, che è meglio, se no disturba. Michelangelo, dicevo, svolgendo la sua opera, il suo progetto, mise in gioco la sua fama e addirittura la sua stessa sicurezza personale, pur di portare a compimento questo progetto, con tutti i messaggi che intendeva inserire all'interno dell'opera. E in che cosa consisteva questo progetto? Vediamolo insieme. Per capire veramente tutta quest'opera, dovremmo
osservarla seguendo i modi in cui era stata realizzata e concepita da Michelangelo e secondo la modalità di fruizione con cui desiderava fosse osservata e soprattutto compresa. È importante a questo punto ricordare che in principio tutti i visitatori, come vi dicevo prima, entravano da questa porta, dalla porta principale, e abbracciavano con lo sguardo il santuario, la cappella, nella sua totalità. Scusate perché avevo visto un messaggio che era apparso sulla cosa. Il santuario nella sua totalità, rendendosi conto prima di tutto della lunghezza della sala, e dopo venivano colpiti e si immergevano da tutte queste immagini, da tutti questi personaggi, da tutti questi colori. Quindi lo scopo che Michelangelo voleva raggiungere era duplice. Da un lato voleva che l'impatto della veduta d'insieme fosse una come dire, un cazzotto, un pugno, da un punto di vista sia sensoriale che emotivo. Ma di fondamentale importanza era anche un altro effetto, e fu una brillante trovata in grado di celare da parte di Michelangelo tutti i contenuti più profondi e, tra virgolette, pericolosi dell'affresco. E cioè Michelangelo creò un'opera di tale vastità che il normale osservatore rimane, appena entra, sostanzialmente confuso e disorientato. Per darvi un'idea della massa di temi e personaggi che Michelangelo vi do i componenti fondamentali illustrati all'interno della cappella. Ci sono tutta una serie di architettoniche. Ci sono i quattro interventi a favore del popolo ebraico, i profeti, le sibille, i medaglioni, le ghirlande, i grandi ignudi, i nudi bronzei, i putti, le due sezioni della Torah del libro della Genesi per episodi. Sostanzialmente talmente tanti contenuti decorativi che, nonostante la Cappella Sistina sia l'affresco più vasto mai eseguito, attenzione, parliamo di 1200 metri quadri, ebbene, quest'opera non solo appare affollata, ma addirittura sovraccarica di personaggi, di decorazioni, di colori. E lo è di proposito. Michelangelo la volle appositamente così. Ovviamente ognuna delle immagini dell'affresco ha ovviamente un suo preciso significato. E come ho detto poco fa, questo sovraccarico di percezione visiva fu una scelta voluta da parte di Michelangelo. Perché questo? Perché con tale impatto visivo Michelangelo ottenne il risultato di non svelare quello che era meglio celare alla maggioranza delle persone e che però avrebbero capito solo coloro i quali erano in grado di capire. In questo modo, bella questa similitudine, è come se Michelangelo avesse dipinto così tanti alberi da far sì che noi non riusciamo a vedere la foresta. Per capire, svelare e capire o comprendere gli enigmi che sono all'interno della Sistina, dobbiamo comunque incamminarci lungo una via neoplatonica e cabalistica. E iniziamo volgendo lo sguardo verso il portone d'ingresso e troviamo Zaccaria, il profeta, che è il profeta Zaccaria, seduto, si trova proprio sopra il portone d'ingresso, sopra il capo ogni volta che il padre ha l'ingresso principale, ed è esattamente nella posizione in cui Giulio II avrebbe voluto che Michelangelo raffigurasse Gesù.
Allora ci si chiede perché raffigurare uno minore o uno dei meno conosciuti profeti di Israele proprio lì. C'è da dire che Zaccaria è prima di tutto il profeta che ammonisce i corrotti sacerdoti del secondo tempio. La profezia di Zaccaria avverte quindi i religiosi ad abbandonare quella condotta traviata e poco spirituale. Ed ebbene, è proprio per tali moniti che fu dipinto da Michelangelo all'ingresso della cappella di Giulio II. Zaccaria inoltre è anche il profeta che incoraggiò gli ebrei alla ricostruzione di Gerusalemme e del Sacro Tempio. E qui Michelangelo dimostra di sapere bene cosa è in realtà la Sistina, ovvero la ricostruzione a grandezza naturale del Heichal, e cioè il lungo parallelepipedo che formava l'ultima parte del Sacro Tempio degli Ebrei, quello che viene nominato il Tempio di Salomone. Tra le visioni profetiche di Zaccaria c'è anche quella della Sacra Menorah, il candelabro a sette bracci custodito nel Tempio di Gerusalemme e ricavato da un unico blocco d'oro. Il legame tra la Sacra Menorah e il Tempio era il motivo per cui l'originaria transenna della Sistina culminava in sette fiammelle di marmo scolpite. Qui la potete vedere, se le contate, ne sono sette, qui se ne vede una, è leggermente, una, eccola qui, è leggermente coperta. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Questa è una vecchia stampa, un'antica stampa, che riproduce esattamente il vecchio schema di quello che era la Cappella Sistina prima dell'intervento di Michelangelo. Come vedete c'è anche ancora la volta con le stelle, il cielo con le stelle dipinto nella volta, e la parete dell'altare è ancora con le due finestre, poi dopo lo vedremo. Quindi queste sette fiammelle di marmo rappresentavano la menorah ed erano poste esattamente di fronte all'immagine di Zaccaria. Secondo la profezia, appunto, del profeta, le sette luci erano i sette occhi del Signore che vigilano sull'intero creato. Ora, la metafora dei sette bracci ricavati da un unico blocco d'oro è il fulcro dell'insegnamento di Zaccaria e di conseguenza del messaggio di Michelangelo, e cioè il significato è che se anche esistono diversi credo, le religioni alla fine convergono in una stessa visione, in una luce comune. Quindi nessun popolo del libro della legge sacra è predominante sull'altro, e proprio all'entrata del Tempio, che doveva esprimere la supremazia e la superiorità dell'unica Chiesa, Michelangelo dipinge una delle figure dal messaggio più universale e tollerante di tutte le sacre scritture. Zaccaria scrive: e quel giorno il Signore sarà uno e il suo nome uno. Poi abbiamo detto che Giulio II avrebbe voluto, proprio in quella posizione, sopra il portone d'ingresso, l'immagine di Gesù. E allora come pensava Michelangelo di superare la collera, che poi era anche piuttosto irascibile, Giulio II? Michelangelo trovò un modo brillante per placare il Papa. Il pannello di Zaccaria non è solo l'immagine di un personaggio della Bibbia, ma è il ritratto dello stesso Papa. Inoltre, l'artista va a raffigurare il profeta avvolto in un manto di colore blu oltremare e oro, che sono i colori della Rovere, e cioè la famiglia di Sisto IV, fondatore
della Sistina e dello stesso Giulio II. Una simile quindi sostituzione non rappresentava sicuramente un oltraggio nei confronti dell'ego di Giulio II. E fu un colpo da maestro da parte di Michelangelo questo, per farsi perdonare un tale progetto diverso dall'idea del volere del Papa, insomma. Ma nonostante tutto, anche così, Michelangelo continuò a essere risentito nei confronti del suo committente, di Giulio II, che perché? Perché lo costringeva a rimanere lontano per tanto tempo dalla sua amata scultura, come abbiamo detto già negli altri incontri. E allora fu così che nell'affresco di Zaccaria inserì un particolare irriverente nei confronti di Giulio II, del pontefice. Uno dei putti, quei due putti che leggono con noncuranza il libro tenuto in mano da Zaccaria, al di sopra della spalla del profeta, come vedete, uno dei due, quello biondino, appoggia la mano sulla spalla dell'altro. Lo vedete? E con questa mano fa un cenno molto volgare. Infatti col pugno quasi chiuso, adesso ve lo faccio vedere meglio, infila il pollice tra l'indice e il medio. E questo era un gesto che allora veniva detto fare i fichi e pressappoco l'equivalente rinascimentale del nostro dito medio. E questo era rivolto nei confronti del committente Giulio II. Ora, tra le ragioni della riluttanza di Michelangelo a occuparsi della Cappella Sistina, noi abbiamo detto tante volte il fatto che lui si considerava uno scultore e non un pittore, c'era anche però la mancanza di elementi architettonici classici, perché anche se la Cappella Sistina era basata sulla struttura e le dimensioni esatte del primo Tempio di Gerusalemme, il soffitto era una semplice volta a botte, di gusto medievale. Michelangelo invece amava lo stile romano antico e quindi non era di suo gradimento una volta di questo. Quindi quando iniziò a progettare l'affresco, uno dei primi elementi a cui pensò fu una grandiosa struttura a trompe-l'œil, non solo per dare un senso di maggiore profondità alla volta, ma anche appunto per incorniciare e per suddividere il gran numero di temi e immagini che aveva in mente. La finta struttura architettonica ha però altre funzioni che infatti, sembrando appunto di solido marmo, alleggerisce la massiccia volta del soffitto e addirittura sembra elevarla verso il cielo. Per ottenere questo effetto l'artista ha aggiunto due sottili strisce di falso cielo alle due estremità della volta, che non nota nessuno, ma che inconsciamente fanno percepire il soffitto come aperto, come una struttura aperta verso il cielo. Ve li faccio vedere perché non so se siete in grado, ma veramente bisogna saperlo, perché altrimenti non è. Eccole qua, queste due piccole strisce di cielo, una di qua e una da quest'altra parte. Questi cieli sono dei racconti all'interno della fascia centrale. Queste due fasce è come se Michelangelo appunto avesse fatto percepire questa apertura verso il cielo. E quindi questi finti elementi architettonici segnalano a chi sta guardando il soffitto che appunto non si tratta di una accozzaglia disordinata di figure, ma è l'espressione di un complesso pensiero,
organico e unitario. E questo è un concetto molto vicino alla filosofia neoplatonica. Il sistema, tra l'altro, il sistema di false strutture architettoniche creato da Michelangelo è un modo anche non solo per esprimere la corrispondenza appunto tra l'architettura umana e quella divina, ma è anche un modo per illustrare la famosa, fondamentale nozione cabalistica dell'armonia dell'universo, della armoniosa unità dell'universo. Per esprimere questa tesi filosofica, secondo cui tutte le fedi e le culture provengono da una sola sorgente e a quella conducono alla fine, Michelangelo ha escogitato uno straordinario stratagemma prospettico nel Rinascimento. I grandi pannelli della striscia centrale, che vediamo anche qui, sono circondati da giganteschi giovani nudi, li vedete? Qua. Adesso ve li faccio vedere meglio. E infatti vengono chiamati gli ignudi, vengono soprannominati gli ignudi. Questi sono, questa è un'altra, sono dei giovani seduti su dei piedistalli e danno l'impressione che gli spigoli non siano corretti. Da qualsiasi posizione li si possa osservare, sembrano realizzati male, non corretti. C'è però un punto all'interno della Cappella Sistina, che è nel più piccolo e più centrale dei dischi di Porfido, al centro del mosaico del pavimento. E da lì c'è una prospettiva differente. Una volta, se ci si potesse mettere lì, precisamente in quel punto, all'improvviso tutti i piedistalli appaiono perfettamente allineati, come se puntassero verso l'osservatore. Il punto esatto è quello indicato dalla freccia rossa. Quello è il cerchio. All'interno di quella serie di cerchi concentrici, il cerchio, quello più piccolo, è quello dove avviene questo miracolo, una specie di miracolo. E ciò che è veramente straordinario è che Michelangelo ha realizzato questo effetto di grandissima precisione, arte tra l'altro in cui Michelangelo era maestro, a un'altezza di 20 metri dal pavimento. Ora, perché Michelangelo ha scelto quel particolare disco di Porfido sul pavimento per questo straordinario effetto speciale? Quello è il disco su cui spesso il Papa si inginocchiava durante i riti celebrati nella cappella. Ora, a quel tempo la transenna di marmo era al centro della stanza, non era dove si trova adesso. Vi ricordate la stampa che vi ho fatto vedere prima, che c'aveva sette fiammelle? Adesso sono diventate otto ed è stata spostata in avanti. Questo purtroppo, io dico sempre purtroppo, è la mancanza di considerazione dei significati di determinate cose, anche spirituali, all'interno della Chiesa di oggi, della Chiesa moderna. È già da un po' che avviene questo, perché queste modifiche non andrebbero mai effettuate, soprattutto stravolgendo quello che è il significato, che adesso vedremo in parte. Vediamo, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo, questo è il piccolo disco di Porfido. La freccia verde vi fa vedere dove era prima la struttura
eccola, vedete questa striscia grigia che è quella che vi fa vedere la freccia verde? Qui si trovava la transenna, qui, ed era dopo, subito dopo gli ultimi cerchi concentrici, perché appunto a quel tempo era al centro della stanza questa transenna. E anche questo riferimento è un preciso riferimento al Tempio di Salomone, perché è l'esatto punto in cui il sommo sacerdote entrava nella parte più sacra dell'edificio, nel Sancta Sanctorum, e nella Sistina, appunto, prima di superare il tramezzo ed entrare nella parte più sacra interna dello stesso santuario, il capo della Chiesa Cattolica, il Papa, si inginocchiava sull'ultimo dei dischi cerimoniali, il piccolo nucleo centrale, eccolo qui, di 10 dischi concentrici. I 10 dischi concentrici fanno allusione alle 10 sefirot, alle 10 sfere dell'universo del cristico albero. Ti prego però di chiudere assolutamente tutti perché è fastidioso. Gennaro, scusa, mi permetto. Gennaro, tu sei organizzatore della Zoom, li puoi chiudere in automatico tutti. Infatti stavo andando a fare quello, sì. Hai questo perché diciamo, non ti riesce a scrivere bene. È fastidioso. Perdonatemi un attimo, scusami a Marzia, ho chiuso anche a te, perdonami. Ho chiuso tutti quanti. Sì, credo che non ci sia più altro. Ne manca uno. Eccolo qua. Danilo, non ti chiudo. Giovanni. Sono io a posto, va bene, ok. Allora, tornando al nostro racconto, dobbiamo anche dire appunto che Michelangelo è stato un maestro ad armonizzare il precedente pavimento che era del 1400, della fine del 1400, 1470, 1480, con il nuovo soffitto cinquecentesco. In un certo senso quello lì, il disco centrale subito prima della transenna, oggi è subito dopo purtroppo, subito prima della transenna, è il punto, è l'unico punto in cui è possibile percepire la cappella come una organica unità. E qui appunto è stato un maestro davvero, quello di uniformare il vecchio pavimento con il nuovo assetto della volta medievale. Ora, sulla volta della Cappella Sistina potremmo continuare ore e ore. Dovremmo vedere tutti gli altri profeti, le sibille, ci sono tante altre particolarità, messaggi nascosti, c'è un altro importante personaggio ebreo, Aminabad, con il suo mantello, con il disco giallo sulle braccia, sul petto, così come purtroppo avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale per i deportati ebrei, che dovevano portare sul petto la stella ebraica. Anche all'epoca la Chiesa Cattolica imponeva questo tipo di marchi. Non ce l'ho, adesso mi è venuto per inciso, non ce l'ho la fotografia da farvi vedere. Aminabad, che era un importante personaggio ebreo, con appunto questo disco giallo sul petto, il disco giallo è venuto fuori solo ed esclusivamente dopo la pulizia
prima non si vedeva assolutamente. Appunto, passerei alla ad una parte della Cappella Sistina, all'inizio universale. Quindi dalla volta Cesare! Cesare Wiscock! Cesare! Santa pazienza, ma chi è? Giovanni, hanno nominato Giovanni. Ragazzi, chiudete il mio, lo trovo, chi è? Giovanni si chiama. Ecco, esatto, perfetto. Ok. Quindi, scusate questa interruzione. Passiamo a vedere un po' di particolarità del giudizio universale. Giudizio universale realizzato più di 20 anni dopo la decorazione della volta. E qui fu chiamato da Clemente VII, Papa Clemente VII, ovvero Giulio de' Medici, cioè quello che si definivano fratelli con Michelangelo all'epoca dell'infanzia dello stesso artista, quando a Firenze si frequentavano. E Giulio de' Medici lo chiamò per affidargli questa straordinaria commissione, perché lui desiderava qualcosa che fosse in grado di rivaleggiare con il grande capolavoro che aveva dato memoria assoluta a Giulio II. E quindi ordinò a Michelangelo di rifare l'intera parete d'altare della Cappella Sistina. Oh, c'è da dire che la parete era già ricoperta da preziosi affreschi, ma erano dei veri e propri capolavori. Tra l'altro compresi alcuni pannelli già dipinti 22 anni prima dallo stesso Michelangelo. Al centro, tra le due grandi finestre che abbiamo visto prima, se non sbaglio, vediamo un attimo se riesco a tornare indietro. Eccola, tra le due grandi finestre, qui c'erano due grandi finestre. Scusate, successiva. E successiva, eccoci qua, c'era un affresco straordinariamente bello, dicono, si dice, e raffigurava l'ascensione della Vergine con Papa Sisto IV, che era il fondatore della Sistina. Attenzione, l'ascensione della Vergine perché proprio la Cappella Sistina è dedicata a Maria Assunta in Cielo, e questo affresco era del Perugino. Sopra a quest'altro ce n'era uno di Botticelli. E Clemente VII però decretò che l'affresco sarebbe stato un monumentale giudizio universale, con la seconda venuta del Cristo a giudicare ogni anima e a discernere tra il bene e il male. Michelangelo accettò l'incarico, anche perché era entusiasmato dall'idea del ritorno di Cristo a giudicare l'intera umanità e a giudicare anche il Vaticano e i Medici. Ma dettò una condizione. Disse a Clemente che per rendere giustizia al tema universale del dipinto aveva bisogno di murare le finestre e di rimodellare completamente tutta la parete. Ovviamente Clemente VII accettò di buon grado, perché un'opera di questo genere sarebbe apparsa ancora più imponente. Purtroppo però per lui, poco dopo la firma del contratto, Clemente VII morì. Gli succedette Alessandro Farnese con il nome di Paolo III, e Michelangelo, che non aveva più, ovviamente Paolo III acconsentì a proseguire nel lavoro appena iniziato della rappresentazione del giudizio universale. E qui Michelangelo, non avendo più Clemente VII
Giulio de' Medici, suo fratellino, cosiddetto fratellino, quindi che si, lo conosceva bene Michelangelo e quindi l'avrebbe potuto controllare, non avendo più, diciamo, questo controllore, qualcuno che lo teneva d'occhio, riuscì ancora una volta a inserire tutti i significati reconditi che andremo a vedere. Il primo passo, come abbiamo detto, fu il rifacimento della parete. Le finestre furono sigillate, gli affreschi originali furono cancellati e nel rimodellare la parete Michelangelo fece in maniera tale che il muro fosse inclinato verso l'esterno di ben 30 centimetri. Questo ovviamente non si vede, lo si può vedere solo dall'interno guardando, proprio mettendosi sotto la parete d'altare e guardare in alto. A quel punto ci si accorge di quanto è inclinato il muro stesso. E lo vuole esattamente così Michelangelo. La spiegazione più ricorrente è che l'artista aveva voluto questa inclinazione per preservare il dipinto dalla polvere. Ma questa tesi convince poco, perché un'inclinazione di questo genere avrebbe esposto, come di fatto ha esposto, il dipinto alla fuliggine molto più grassa della polvere, la fuliggine delle tante candele che venivano accese nei pressi dell'altare. Ma infatti la vera ragione per cui Michelangelo volle questa inclinazione era far sì che l'osservatore sentisse l'incombenza di quello che considerava fosse il vero arbitro del bene e del male. E non era il Cristo. Se ci poniamo di fronte all'altare, alziamo gli occhi verso il giudizio universale, è la forma della parete a comunicarci su quale base, secondo Michelangelo ovviamente, saremmo stati giudicati alla fine dei tempi. Eccolo qui, la tavola della legge. E infatti la forma corrisponde a quelle che in ebraico, non so, io non lo so pronunciare, dovrebbe essere lusot, qualcosa del genere, le tavole della legge, o comunemente dette da noi i 10 comandamenti. Anche lo schema cromatico sarebbe stato diverso da quello della volta, perché qui nella volta Michelangelo non aveva quasi mai fatto uso del pigmento blu. Il blu indicato per l'affresco è infatti era molto molto costoso, perché veniva ricavato dai lapislazzuli, e nel contratto originario, quello della volta, era previsto che l'artista provvedesse di tasca sua alla fornitura dei colori, e quindi l'uso sia del blu che dell'oro fu molto molto limitato. Nella realizzazione del giudizio universale invece furono la ricca famiglia Farnese, di Alessandro Farnese, quello Paolo III, e la Chiesa stessa, che avrebbero coperto i costi, per cui non ci fu necessità di risparmiare. E lo sfondo azzurro, alle centinaia di figure che sono state inserite da Michelangelo all'interno di questo enorme affresco, rende il Giudizio Universale una delle opere più costose della storia della pittura. Vediamo Michelangelo come iniziò quest'opera. Iniziò dall'alto della parete, nei due archi del dipinto, quelli a forma di tavole della legge, dove ci sono gli angeli con gli strumenti del martirio di Cristo. Mi faccio notare che gli strumenti del martirio di Cristo raffigurati sono la croce, la corona di spine e la colonna della flagellazione. Ne mancano tanti altri. Mancano i chiodi, manca la lancia, manca il flagello. Vedremo dopo perché. C'è un motivo, che Michelangelo perché non li ha rappresentati. Ecco qua. E qui siamo nella parte dove ci sono la croce e la corona di spine, e vedete che sono angeli che sorreggono gli strumenti del martirio,
e angeli che, come nella come tipico in Michelangelo, non hanno né ali, non hanno aureole, non hanno volti infantili, ma sono tutti giovani, vedete, dei corpi atletici, e qui emerge sempre grande desiderio da parte di Michelangelo di trasferire anche nella pittura quello che era la scultura, la sua passione principale. E subito dopo, subito sotto, gli angeli che reggono gli strumenti del martirio, eccoli di qua, questi della parte destra, ci sono le anime dei giusti in cerchio sopra il capo di Gesù. E non si tratta, in questo caso Michelangelo non ha rappresentato celebri santi, papi o importanti personaggi dell'aristocrazia, come era uso in altri dipinti con lo stesso tema da parte di altri artisti. Sono invece anime di giusti, di persone normali. Tra l'altro c'è un dettaglio veramente affascinante, che tra l'altro è un piccolo, diciamo, piccolo affronto alla Chiesa e ai suoi insegnamenti popolari. Vedete, scusate un attimo, perché è veramente affascinante. Chi è che c'è il coso aperto, a parte io e Danilo? Giannelli. Me lo chiedete per favore, perché non lo trovo. Devi chiudere tu, non c'hai diritti d'amministratore. Ma non lo vedo. Sull'elenco, se fai l'elenco dei partecipanti lo puoi scorrere a destra. Adesso è chiuso. Ok. Quindi, dicevamo, un dettaglio. Guardate sopra la testa di Gesù quell'angelo vestito di rosso arancio che indica due uomini nel cerchio interno dei giusti. Sono due ebrei. Uno porta il cappello a due punte che la Chiesa obbligava agli ebrei di sesso maschile a indossare, enfatizzando il pregiudizio medievale che gli israeliti avessero le corna. L'altro indossa il copricapo giallo d'infamia, simile a quello che la Chiesa ordinò agli israeliti di portare in pubblico nel 1215. Quel giovane, li avete visti? Li avete individuati? Eccoli qui. Questo giovane invece è il ritratto di uno dei maestri di Michelangelo, Pico della Mirandola, che gli aveva svelato tanti segreti del misticismo ebraico e del neoplatonismo. Ora, secondo l'insegnamento tradizionale della Chiesa del tempo, soprattutto, una simile raffigurazione delle anime che erano in procinto di andare in paradiso rasenta la blasfemia. Infatti gli ebrei non potevano sperare in una ricompensa celeste, ma perfino addirittura i loro grandi personaggi come Mosè e Abramo potevano al massimo confidare un posto nel limbo. A proposito del limbo, un piccolo inciso, di recente Papa Benedetto XVI ha affermato in un suo pronunciamento ufficiale, ha affermato definitivamente l'inesistenza del limbo, che è cozzante con i principi della religione cattolica, in quanto l'individuo non battezzato non è responsabile del suo non battesimo. Questo per inciso. Quindi Michelangelo rappresenta addirittura due ebrei che non potrebbero sperare di entrare in paradiso, e stanno proprio addirittura in un posto al centro del giudizio universale, sopra alla testa di Gesù. Se pensate che anche oggi, nel XXI secolo, la questione se ci sia o no un posto in paradiso per gli ebrei
è ancora un vivace dibattito in ambienti cristiani. Immaginatevi quanta audacia occorse a Michelangelo per prendere posizione sull'argomento in pieno Cinquecento e quindi con una modalità in completo contrasto con la dottrina ufficiale del suo tempo. E quindi non ci meraviglia, non ci stupisce che in questo caso Michelangelo abbia raffigurato le anime di stirpe ebraica così piccole e difficili da notare. Spostando l'attenzione sulla, ecco qui, sulla parte sinistra della Giudizio Universale, vediamo le anime giuste di sesso femminile. Qui il dato più interessante è che Michelangelo ha raffigurato un gran numero di esponenti del sesso femminile meritevoli di salvezza eterna. Tra l'altro con una dovizia di nudità, molto nude, poco vestite. E questo particolare in una chiesa del Cinquecento, dove i teologi all'epoca ancora discutevano se le donne avessero o meno un'anima. Quindi un grande omaggio alla donna, alle donne. Dal lato destro, dall'altra parte, sotto il lato dove c'è la colonna della flagellazione, sono radunati i giusti, gli eletti, e a differenza degli altri artisti del tempo, sempre che in rappresentazioni simili del Giudizio Universale li rappresentavano sempre con un comportamento riservato, sommesso, qui Michelangelo li raffigura come uomini contenti, felici, felici di essere stati accolti in paradiso, e talmente felici che, vedete, si abbracciano, si baciano, addirittura con atteggiamenti abbastanza espansivi, diciamo espansivi. Ecco qua, guardate, guardate qui, tra l'altro pure tutti nudi. E immaginate solo quanto fossero scioccanti e offensive queste immagini nel XVI secolo. Sempre da questa parte dell'affresco ci sono anche qui diverse donne. E questo è un ulteriore elogio e omaggio al sesso femminile. Vedete, adesso ve le indico, una è questa, un'altra è questa, un'altra è questa qui, un'altra, ce ne sono diverse. E, si tratta delle mogli o delle madri dei giusti, degli eletti, a significare cosa? Che questi non hanno raggiunto da soli la salvezza, ma con l'aiuto di donne forti e devote che sono sempre state al loro fianco. Grandi messaggi di apertura nei confronti delle donne, grandi omaggi nei confronti delle donne, del sesso femminile, da parte di Michelangelo. Torniamo, e questi sono dei particolari, vedete? Gli uomini che si abbracciano, si baciano. Ok. Al centro, abbiamo detto, domina l'immagine di Cristo. Alla sua destra c'è Maria, sua madre. Ma il Cristo del Giudizio Universale è in completa rottura con le immagini tradizionali di Cristo. Vedete, è senza barba, è eccezionalmente muscoloso e quasi sensuale. È molto più vicino ad una statua dell'antichità classica. E infatti sostanzialmente lo è, perché è la sintesi di due statue greche, entrambi celebri ed entrambe presenti nella collezione dei Musei Vaticani. La testa di Gesù non è altro che la testa di Apollo, Apollo il Belvedere, eccolo. E il torso di Gesù, straordinariamente possente, è quello del torso del Belvedere, chiamato Ercole del Belvedere al tempo di Michelangelo. E addirittura questa scultura greco-antica era talmente amata da Michelangelo che all'epoca veniva chiamato anche torso di Michelangelo. E qui Michelangelo dimostra di aver dato sfogo alla sua passione, alla sua grande passione per la scultura. Tornando alla figura di Cristo,
Secondo San Matteo, nel Vangelo di San Matteo, al momento del giudizio, Cristo siederà sul suo trono di gloria. Ma in Michelangelo Cristo non è seduto, si sta alzando. E nell'atto di alzarsi pronuncia un terribile giudizio sull'umanità. Maria infatti distoglie lo sguardo, come vedete, da questo momento di grande severità. Oh, qui c'è un altro grande segreto della Cappella Sistina, del Giudizio Universale in questo caso. Non ve lo posso far vedere perché non ci sono immagini, non sono riuscito a trovare immagini, ma il volto della Madonna nasconde una cosa che era sconosciuta fino alla recente pulizia e al restauro. Perché mentre tutte le altre figure sono state dipinte, seguite con delle pennellate che addirittura quasi imitano il movimento dello scalpello dello scultore, come era solito per pennellare, dipingere Michelangelo, il volto della Madonna è un insieme di piccoli puntini colorati. E qui Michelangelo con il volto della Madonna ha precorso la tecnica che poi è stata chiamata la tecnica del puntinismo, che molti pensano sia stata inventata da Georges Seurat a Parigi alla fine dell'Ottocento, ma Michelangelo l'aveva già scoperta e attuata. Michelangelo era molto deluso dal Vaticano e non era il solo. Un'intera parte d'Europa in quell'epoca era diventata protestante. E a Napoli, negli anni 30 del Cinquecento, si era formato un gruppo segreto. Era piccolo, ma era molto, molto influente. Ed era spiritualmente ispirato e guidato da Juan de Valdés. Tra i personaggi della cultura dell'epoca ve n'era uno dei geni del Rinascimento italiano, una delle poche poetesse, altra donna del suo tempo ad essere pubblicate, attenzione, e parliamo di Vittoria Colonna. Faceva parte di una cerchia appunto di intellettuali napoletani che avevano gettato i semi per questo nuovo movimento clandestino che aveva come obiettivo quello della riforma del Vaticano e in sostanza della Chiesa Cattolica. E la vera guida di questo movimento era proprio lei, donna e suora Vittoria Colonna. Vittoria aveva una grande amicizia, aveva stretto una grande amicizia con Michelangelo, il loro legame era diventato sempre più forte fino alla morte di lei. Nel giudizio universale, il gesto di Maria di volgere la testa, Maria, la madre di Gesù, di volgere la testa per non partecipare al severo giudizio del figlio, nasconde un significato più profondo. Infatti lo stesso Michelangelo si sta allontanando dalla Chiesa Cattolica in quel periodo e naturalmente questa cosa andava tenuta segreta, perché se si fosse scoperto che si stava indirizzando verso il protestantesimo valdesiano sarebbero state in pericolo non solo la carriera ma soprattutto la vita dello stesso artista. E ciò nonostante però inserì diversi messaggi nascosti. Uno è questo: se guardiamo bene Maria, notiamo che ella osserva attentamente un'unica figura. È una donna che scruta al di sopra della spalla di San Lorenzo. Eccola qui. Il volto della donna ovviamente è quasi completamente celato dalla graticola ed è un buon motivo per nasconderlo, perché quello è il ritratto di Vittoria Colonna, della guida del famoso movimento segreto riformatore della Chiesa Cattolica. Anche Gesù allo sguardo rivolto verso il basso, verso una sola figura, che sembrerebbe una figura anonima che scruta sopra la spalla di San Bartolomeo, che come San Lorenzo è seduto in un posto d'onore. No, qui ci veniamo dopo. Eccolo qui. Questo
questo qui è San Bartolomeo, dopo lo vedremo meglio, la figura è questa. Seduto anche lui in un posto d'onore ai piedi di Cristo. Dal profilo e dagli occhi di questo personaggio si riconosce l'altro grande amore di Michelangelo in quel periodo, Tommaso dei Cavalieri. Qui nell'affresco sembra molto avanti negli anni, perché vedete, ha i capelli grigi, una pronunciata stempiatura, nonostante che il volto sia comunque giovanile e quasi completamente senza rughe. Probabilmente questi elementi furono inseriti di proposito da Daniele da Volterra, che eseguì delle modifiche nel 1564, quando gli fu ordinato di censurare l'affresco. Ma a Napoli c'è una copia del Giudizio Universale originario, eccola, che ne mostra l'aspetto prima delle censure. Questo è un dipinto ad olio, eseguito da un fidato collega di Michelangelo, un certo Marcello Venusti, nel 1549, sotto la supervisione dello stesso Michelangelo. Nella copia del Venusti vediamo lo stesso giovane uomo, ma con folti capelli scuri che lo rendono assai simile a Tommaso dei Cavalieri del periodo in cui Michelangelo appunto aiutò Venusti a eseguire la copia ad olio. Eccolo qui. Non sono riuscito ad ingrandire di più per l'unica immagine che sono riuscito a trovare, però come vedete non è in età avanzata. Tutt'altro. Ora c'è da chiedersi perché Michelangelo scelse questi due santi, San Bartolomeo e San Lorenzo, a guardia delle due persone che lui più amava. Per quanto riguarda San Lorenzo, scusate, vedete? Dove sta? Vabbè, vediamo questa. Per quanto riguarda San Lorenzo, e il primo nome che viene in mente è quello di Lorenzo il Magnifico, il primo mecenate e ammiratore dell'artista. Ma c'è anche un'altra particolarità. San Lorenzo fu anche il tesoriere dell'antica comunità cristiana di Roma, che interrogato dai pagani sulla ricchezza della Chiesa, rispose che questa non consisteva in oro, ma nella fede della gente comune. E questo si tratta in parte del messaggio di Michelangelo all'indirizzo della corte papale, che lui vedeva e sapeva corrotta. Dall'altro c'è San Bartolomeo, che oltre a essere protettore, e qui lo vediamo bene, eccolo qua, oltre a essere protettore dei tintori di pelli, è anche il protettore degli stuccatori. E dopo le traumatiche difficoltà incontrate nella preparazione del soffitto da parte di Michelangelo, è verosimile che lo stesso Michelangelo desiderasse tutta l'assistenza possibile, sia naturale che soprannaturale, nell'esecuzione del Giudizio Universale. E quindi questo è un buon motivo per includervi questo particolare santo patrono. Nei panni di San Bartolomeo, Michelangelo raffigura un suo grande amico, Pietro Aretino, autore di libri licenziosi che erano ai limiti della pornografia, ed era anche lui, Aretino, appartenente agli spirituali o valdesiani, come lo era Michelangelo. L'intenzione di Michelangelo non era ovviamente quella di mancare di rispetto al santo, ma bensì di dichiarare visivamente che l'Aretino era molto più vicino a Dio, nonostante i suoi scritti, rispetto a tante altre autorità religiose. Ora, noi sappiamo che i martiri sono quasi sempre raffigurati con i simboli del loro martirio. San Bartolomeo è tradizionalmente mostrato intento a reggere la sua pelle e il coltello con cui fu scorticato, come in questo caso. Qui la pelle intera del santo,
contiene un altro interessante mistero. Questo è abbastanza noto, comunque maggior parte di voi lo sapranno. Infatti vedete che mentre la figura di San Bartolomeo alias Aretino è completamente calva e con una lunga barba grigia, la pelle che regge mostra un volto senza barba e con una capigliatura folta e scura. E quindi la pelle non corrisponde al volto del santo, perché il volto non è quello dell'Aretino, ma è quello di Michelangelo stesso. Ma i messaggi simbolici, questo perché? Perché voi dovete sapere che agli artisti era proibito firmare le opere commissionate al Vaticano. E in questo caso Michelangelo non contravvenne al divieto, ma lo firmò ugualmente, non con il nome, bensì con il suo volto. Tra i messaggi simbolici che questa pelle nasconde ce n'è un altro. La figura di Tommaso, che è l'unica che incrocia direttamente lo sguardo di Gesù, come vedete, ha le dita congiunte delle mani. Vedete? Questo perché? Perché Michelangelo non si sentiva degno del paradiso, pensava che la sua sola salvezza, speranza di salvezza, fosse l'amore sincero che provava per Tommaso dei Cavalieri. Nell'affresco quindi lo trasforma in proprio intercessore che perorasse la sua causa davanti a Cristo giudice. Attenzione, l'identità di Tommaso dei Cavalieri qui non è una semplice congettura, perché per una volta abbiamo un indizio che ci è pervenuto, scritto dallo stesso Michelangelo nel 1535, proprio mentre progettava i disegni dell'affresco. E scrisse una nuova poesia d'amore per Tommaso, e nel sonetto egli si paragonava a un umile baco da seta, il cui involucro protettivo diventerà l'abito di un altro essere vivente. Quindi abbastanza esplicito. Vediamo adesso una delle immagini più famose del Giudizio Universale, che è quella dell'anima che si rende conto dell'enormità delle sue colpe solo quando è afferrata per i denti da questa creatura demoniaca. In questo caso Michelangelo gioca molto sulle parole, e infatti la celebre figura è il simbolo del rimorso. Un altro peccato che allora imperversava nella Chiesa era la simonia, cioè il commercio delle cariche ecclesiastiche. Michelangelo si indignava moltissimo nei confronti della Chiesa rispetto a questo aspetto. Sintomatico è il fatto che l'anima, che è questa, sia a testa in giù e che porta una borsa dell'oro in colore giallo e oro, legata con corde rosse. Adesso ve la faccio vedere meglio, eccola qui. E il giallo rosso fu utilizzato molte volte da Michelangelo, anche all'interno della volta, che gli serviva per identificare Roma e il Vaticano. E le due chiavi che pendono a fianco del dannato sono anch'esse una parodia, sprezzante parodia, delle chiavi gemelle del Vaticano e del Papato. E tornando indietro, non può essere un caso, appunto, che uno degli angeli più possenti sia quello che percuote proprio quest'anima rigettandola all'inferno. Andiamo avanti, a destra vediamo un'altra figura nuda che è il simbolo della lussuria, a cui Michelangelo assegna una punizione che corrisponde strettamente al peccato commesso, e cioè è trascinata all'inferno per i testicoli. Ovviamente Michelangelo non poteva lasciare che la sua amata e prediletta cabala non avesse alcun ruolo all'interno del Giudizio Universale. Vediamo come.
Dal lato di Maria dell'affresco, che è diviso specularmente in due parti a richiamare, come abbiamo visto, le tavole della legge, questo è il lato della madre di Maria, la madre di Gesù, incontriamo i simboli di Chesed, il lato femminile e misericordioso dell'albero della vita, cabalistico. Dal lato di Gesù, il lato sinistro, troviamo i segni di Geura e Din, e cioè gli aspetti maschili della forza e del giudizio, che si trovano nella parte opposta dell'albero della vita. Nel lato di Chesed si riconoscono le anime salvate dalla grazia, la Vergine, le elette, e in cima la croce della salvezza con la corona di spine. Dal lato di Geura incontriamo invece le anime condannate e punite, il Cristo giudice, gli eletti e in cima la colonna della flagellazione. E questa volta Michelangelo, invece di celare caratteri ebraici nell'opera, come è avvenuto nella volta, le abbiamo visto anche le volte scorse, per esprimere l'equilibrio di femminile e maschile, di misericordia e forza, Michelangelo ha ricorso ad altri simboli tradizionali della femminilità e della virilità, e in bella evidenza. Adesso ve lo faccio vedere. La croce e la corona di spine in cima alla tavola femminile formano questo simbolo, che è il simbolo di Venere, dea dell'amore, simbolo della femminilità, simbolo del femminile, simbolo comunque molto usato a quel tempo, sia in ambito astrologico che in ambito alchemico. La colonna in cima alla tavola maschile è decisamente virile. Un esame attento, infatti, ha rivelato e rivela che l'artista ha volutamente enfatizzato la muscolatura posteriore dell'angelo che si solleva alla base della colonna, in modo che il dorso arrotondato ricordi esplicitamente lo scroto a completare l'inclinazione fallica della colonna, e l'insieme ricorda il simbolo di Marte, questo qui. Quindi parte femminile e parte maschile. Ma perché l'universo sia ben bilanciato occorre anche un centro. E infatti, secondo la Cabala, un simile centro esiste. Ed è la scala di Giacobbe. In Genesi, nel libro della Genesi, è narrato come Giacobbe abbia sognato una scala lungo la quale gli angeli salgono al cielo e scendono sulla terra. Questo sarebbe il legame tra il cielo e la terra, tra il mondo umano e il mondo angelico, tra il regno della materia e il regno dello spirito. Secondo la Cabala, l'intera creazione ruota intorno a quella scala. Ebbene, la maggior parte delle persone che osservano il giudizio universale pensano che Gesù sia il centro del dipinto, ma è errato. Il centro esatto dell'enorme dipinto è poco più in basso, dove San Lorenzo è seduto sulla sua graticola. Nel corso dei secoli molti hanno criticato che appunto questa graticola non abbia i piedini e che somigli più ad una scala. E avevano ragione, perché è una scala, ed è la scala di Giacobbe. Il piolo inferiore della scala è il centro esatto di tutto l'affresco, e se si guarda attentamente si vedrà che la dinamica dell'affresco ruota tutto intorno a quell'angolo della scala. E quindi, adesso ve la faccio vedere, eccola qui, come vedete non ha piedini e non può essere una graticola, quindi. Quindi ancora una volta Michelangelo ha inserito un caposaldo del misticismo ebraico in una delle più celebri opere d'arte cattoliche. E qui
lo ha fatto riuscendo a, a sopraffare l'osservatore con un tal numero di colori e di immagini, esattamente come è avvenuto nella volta, che solo chi ha la fortuna di restare a lungo nella cappella ha qualche possibilità di accorgersi dei dettagli. Infatti tutti questi dettagli è talmente vasto, è talmente alto che nessuno si accorge di nulla. C'è una persona che all'epoca ebbe l'occasione di passare molto tempo a esaminare l'affresco e fu il cerimoniere del Papa. Al tempo ad occupare la carica era Biagio da Cesena, che era una persona presuntuosa, altezzosa. Era il maestro delle cerimonie Vaticano, che era secondo nella gerarchia vaticana solo al Papa. Quindi era un personaggio estremamente influente e importante. E Biagio da Cesena non esitò ad accusare pubblicamente Michelangelo di aver riempito la cappella papale di un'orgia, lui diceva, di un'orgia di oscenità pagane ed eresie. Michelangelo non rispose con le parole, ma con la sua stessa arte. Vediamo come. Nell'angolo in basso a destra dell'affresco, proprio sopra l'uscita da cui oggi... qui sotto, da cui oggi, questa è la porta dell'uscita un tempo, oggi si entra da qui, i visitatori entrano qui, anche io le due volte che sono stato sono entrato da lì, al di sopra dell'uscita, che è oggi l'entrata, si trova l'anima di un dannato, che è quella del re Minosse. Fu un uomo che amò oro e disprezzò gli uomini. E nel giudizio universale è raffigurato con orecchie di asino e tormentato da un grande serpente che gli morde i genitali. Eccolo qua. Il monarca maledetto è l'ultima figura che Michelangelo dipinse. Dopo quella, quando... Nel 1541, quando finalmente l'opera fu esposta al pubblico, tutta Roma accorse per ammirare l'ultima impresa, meraviglia di Michelangelo. E la città si divise subito in due. Metà pensarono che si trattasse di una delle più belle e profondamente religiose tra le opere d'arte che si potevano vedere fino a quel momento, mentre l'altra metà pensavano esattamente lo sposto, che era pagana e tra l'altro oscena. E si racconta che mentre si discuteva animatamente su questa questione, uno dei presenti iniziò a ridacchiare, e da lì iniziarono a ridere tanti, finché tutta Roma si trovò a ridere. Ma perché? Perché il corpo sgradevole che rappresentava Minosse non era altro che il palese ritratto di Biagio da Cesena, e questa fu la risposta di Michelangelo alle cattiverie del prelato. E qui mi fermo, perché abbiamo già sforato parecchie. Grazie a tutti. La parola a Danilo. Tutto molto interessante, quindi se hai modo, voglia di approfondire qualcosa, penso che ci sia la volontà di tutti di ascoltare ancora qualcosa. Se ritieni opportuno che ci sia qualcosa di interessante che magari ci hai celato. Qui nel... non lo so, se qualcuno vuole... magari anche domande o interventi o curiosità particolari. Visto che... se qualcuno vuole... delle altre delucidazioni, delle altre cose, non lo so, molto molto volentieri, come sempre. Gennaro, posso? Vai Andrea, vai, buonasera. Ciao Gennaro, adesso mi incuriosisce... sono in grado di rispondere, vediamo. Sì, questo schema dell'albero cabalistico. E quindi, diciamo, in alto abbiamo Bina e Okma, e Keter ci potrebbe essere o rappresentato oppure non c'è?
Allora, abbiamo detto che il centro di questo albero è rappresentato dal primo triolo della scala di Giacobbe, che è la graticola di San Lorenzo. Sopra c'è il Cristo. Cristo con il cerchio delle anime dei giusti, che si apprestano ad andare verso Keter. Ora non scendiamo troppo, io e te sappiamo di Cabala, non scendiamo troppo nella, come dire, perché molti non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando, Keter, Geurah, per cui proprio diventa abbastanza difficile. Dobbiamo solo, ecco, capire che Michelangelo, con la sua preparazione neoplatonica, la sua formazione spirituale, culturale, spirituale, neoplatonica, cabalistica, aveva grande desiderio di portare avanti queste sue concezioni, vuoi anche filosofiche. Ecco, è stato un attimo espresso come nel giudizio universale che è l'unica rappresentazione cristiana all'interno della Cappella Sistina, come abbiamo detto le altre volte, perché la volta non ha rappresentazioni cristiane, ma è solo Antico Testamento. Anche nella rappresentazione cristiana della Cappella Sistina lui ha voluto trasferire le sue conoscenze in termini neoplatonici e cabalistici. Vilma ha chiesto la parola. Chiedo... Posso aggiungere solo una cosa rispetto, sì, perché mi hai fatto venire in mente adesso che la posizione di Gesù è in Da'at, quindi la conoscenza unificata, quindi diciamo è proprio il punto centrale più importante di tutto l'albero cabalistico. Gesù non è Dio. Sì, sabato. Non sono blasfemo. Gesù non è Dio, è il figlio di Dio. Dio è più in alto. Certo. Quindi coincide. Vilma. Allora, non ho assistito alle altre prolusioni, però ho letto, quindi magari è stata già detta questa cosa, che in realtà, ad esempio, sulla volta c'è stato un ripensamento, non proprio un ripensamento, ma diciamo quasi un comando da parte del Papa, del committente, di non unire le due dita dell'uomo e di Dio, per far notare che comunque c'è un libero arbitrio. Non... Ci sono anche altre manifestazioni di questo? Sì, ma l'abbiamo visto e detto in una delle precedenti, nella prima, nel primo incontro che abbiamo fatto con il club di Fermo, con il mio club, che riguardava tutta la fascia centrale della Cappella Sistina, della volta. Ed è proprio questo, esattamente, quel piccolo diaframma che separa il dito, le due dita di Dio da una parte e di Adamo dall'altra, definiscono proprio esattamente questo. Ed è sempre nell'ambito della cultura e formazione neoplatonica di Michelangelo. Gianluigi De Marchi, prego. Nulla. Grazie. Una curiosità. Questo affresco è una delle cose più belle che esistano nella storia dell'arte. Volevo solo avere, se possibile, un'indicazione, un confronto rispetto a quell'altro grandissimo capolavoro che è il Giudizio Universale nel Duomo di Orvieto. Ci sono dei collegamenti tra la visione di Michelangelo e l'altra che credo siano abbastanza coevi, ma non mi ricordo più quale è venuto prima e quale è venuto dopo. No, quella mi pare che sia leggermente precedente, se non ricordo male. Ecco, ci sono dei collegamenti
tra i due grandissimi artisti, oppure hanno proceduto tutti per conto loro? Michelangelo era molto autonomo da questo punto di vista. Tra l'altro sapeva benissimo di essere uno dei più importanti artisti di quel tempo. Casomai erano gli altri che si... Poi erano di un carattere abbastanza difficile. Se qualcuno gli avesse detto che una sua opera avesse avuto l'influenza di qualcun altro, rischiava le mani addosso. No, non credo proprio. Non sono un critico d'arte, ma non mi risulta assolutamente che allora non mi risulta che neanche il giudizio universale di Orvieto, che adesso mi sfugge l'autore, Signorelli, ma... Luca Signorelli. Signorelli, esatto. Non credo che ci siano influenze. Michelangelo non ha avuto influenze assolutamente da nessuno. Tra l'altro, vi ho fatto notare le differenze rispetto alle rappresentazioni dello stesso soggetto, dello stesso tema, in altri artisti contemporanei o precedenti a Michelangelo. La rappresentazione dei giusti, se noi andiamo a prendere i vari giudizi universali, la rappresentazione dei giusti, ci sono tutte persone impalate e magari con gli ermellini, con la porpora cardinalizia addosso, o cose di questo genere, o al massimo dei santi martiri. Non erano persone normali. Qui addirittura ci ha messo degli ebrei, ragazzi, ci ha messo degli ebrei. È stato l'unico che ha avuto il coraggio di fare una cosa di questo genere. Lo stesso Cristo è in un atteggiamento, ma anche in una fisicità che nessun altro artista si sarebbe mai sognato di fare una cosa di questo genere. Solo uno scultore poteva fare quello, solo uno scultore. Bene, ci sono altri interventi? Posso? Gennaro, sì. Gennaro, ti ringrazio. Oh, è Piero. Sì, ti ringrazio, è stata una bellissima conferenza. Volevo segnalarti, te lo conosci sicuramente, che c'è quel libro che parla di quello che hai detto te e di altre cose, che si chiama I segreti della Sistina. Doliner and Brecht. E del rabbino, giusto? Stiamo parlando, sì, dello stesso libro, esatto. Sì, di Doliner Black, edizione Rizzoli, sì. Che dice tante altre cose sul quale ovviamente non potevi insistere troppo. La cui grazie. Il nostro comune amico Enrico Bruschini. Grazie Piero, sì sì, lo conosco. Gennaro, ti ringrazio, buonasera. Oh yeah, Arcangelo, grazie a te di essere stato presente. È stata una molto esauriente, grazie. Ti ringraziamo tutti, Gennaro. Ciao Gennaro. Sempre molto interessante, molto presente. Ciao Gennaro. Avete domande qualcuno? Altre domande? Gennaro, sì. Ciao, sono Marco. Ti volevo chiedere, ci puoi dire qualcosa poi di quello che fu l'intervento di Daniele da Volterra, poi successivamente, di Braghettone? In che senso? Raccontarci un po' per come è andata questo intervento che fu fatto successivamente in seguito alle disposizioni della Chiesa. Quello fu un intervento per censurare, che poi dopo ci furono anche i famosi braghettoni, no?
la censura anche, che poi in parte è stata tolta, ma c'è stato un momento che era la Cappella Sistina, soprattutto il giudizio universale, era diventato una cosa che non si poteva vedere, nel senso che tutti questi drappi che coprivano le cosiddette nudità, che poi non c'è più. Di osceno non c'è nulla, a parte gli abbracci e i baci degli uomini all'epoca, nel XVI secolo, insomma, quello era più osceno rispetto a... parlo dell'epoca, ovviamente, che faccio rispetto a corpi nudi che comunque vanno a rappresentare quello che Michelangelo ha sempre rappresentato, cioè l'anatomia umana. Daniela Volta, certo. Chiamato dal papato, sinceramente non ricordo chi era il papa all'epoca, per coprire un po' di sconcezze. E si pensa che tra gli interventi effettuati ci sia stato anche il ritoccare il volto di quello che rappresenta Tommaso dei Cavalieri. Ora, se non riesco ad andare avanti, volevo farvi vedere allora, eccoli qua, sì, non tanto questa quanto quest'altra. Vedete, gli angeli Michelangelo li rappresentava nudi, compresi di genitali umani. E qui, come vedete, questo non è Michelangelo, eh? Questo non è Michelangelo qui. Ci sono degli interventi che non furono fatti togliere neanche nell'ultimo restauro, nell'ultima pulizia. Perché bene o male, se noi pensiamo a quello che abbiamo detto prima, che nel XXI secolo in ambito cristiano si discute ancora se gli ebrei possono o meno avere la possibilità della salvezza eterna, quindi vuol dire, non ho approfondito molto sinceramente su Daniele La Volterra, sui motivi, ma i motivi sono questi. Certo. Censura pure semplice, censura dettata dal bigottismo o comunque concezioni di quell'epoca, ecco. Ma forse anche a seguito della Controriforma, adesso io non mi ricordo esattamente il periodo, No, questo non te lo so dire, sinceramente. Mi cogli impreparato, nel senso che il fatto della riforma contro riforma sulla iconografia di questo genere, ma qui il discorso della controriforma, magari se doveva censurare avrebbe censurato qualcos'altro. Qui è proprio una censura, come dire, una censura di, passatemi il termine, di sconcerie. Sì, puramente visiva, non teologica, ecco, non certo, teologica. Visiva, certo. Estetica, esatto, puramente estetica, non teologica. Mm-hmm. Guardate, questa adesso, questo qui è un tassello lasciato non pulito. Guardate com'era. Ce ne sono diversi all'interno della Cappella Sistina, sia della Volta che del Giudizio Universale, di questi tasselli a riprova di quello che era. Praticamente non si vedeva più nulla. Quindi... Non lo vedo. Prego? Non si vede, non si vede il tassello che non è pulito. Ecco, l'ho cerchiato di rosso, non si vede? Sì. Ma quello, scusa Gennaro, è una braga oppure è semplicemente lo sporco di come era? No, allora questa è la braga. Questo qui che sto facendo adesso, questo è un tassello. Ecco, infatti non lo vedevo. Ho capito, certo. Certo.
Beh, sì, infatti mi ricordo che a suo tempo, quando fecero questa ripulitura, insomma, fece un po' scalpore perché era completamente diverso da come era stato visto per secoli. Qui ci stanno i colori che ha voluto, i colori che ha voluto certo. Ecco, gli azzurri di cui dicevamo prima, l'azzurro, il blu, che è l'unico blu che va usato in affresco, è derivato all'epoca, ovviamente, anche oggi, si è fatto a regola d'arte, è il lapislazzolo, costosissimo. Riduzione in polvere della pietra del lapislazzolo, costosissimo. Quindi adesso, siccome stiamo qui su questo e anche su quest'altro, che comunque sono tutti e due molto molto belli, a rimarcare il fatto che non ci sono tutti i simboli del martirio di Cristo, quindi la concezione della scala unita alla corona di spine, eccolo, e la concezione del fallo maschile, virile, che rappresenta il simbolo di Marte, sono voluti, è poco da fare, non è fantasia. Perché un artista come Michelangelo non avrebbe rappresentato tra i simboli del martirio di Cristo i chiodi? Lasciamo stare l'asta con la spugna, no? Ma i chiodi e la lancia di Longino, ragazzi. Le cinque stimmate del Cristo, i chiodi e la lancia, non ci sono. Perché non ci sono? Perché Michelangelo doveva rappresentare il maschile e il femminile. C'è poco da fare. Non sono fantasie. Io dico sempre. Bene, Danilo, vedi tu. No, va bene, io sono messo la discussione perché è vero che c'è molta attenzione, però se volentieri, se c'è qualcun altro, altrimenti ci sono la tua conclusione, insomma, se ritieni di aggiungere qualcosa. No, vedi che ogni tanto aggiungo qualcosa io. Perché tu ce l'hai da aggiungere, non per l'altro. Per intrattenere. E tu sai che devi, puoi dire tanto. Ecco. No, potremmo andare avanti anche un pezzo in là, però ecco. Programmiamo anche qualcos'altro per le prossime volte, poi ti dicevo. Certo, ma guarda, sulla Cappella Sistina ne potremmo fare altre due, tre. Perché se andiamo veramente a vedere il testo citato dal professor Curiel prima, ne cita, vi ho detto, quando vi ho elencato i vari elementi fondamentali, dove ci sono i profeti, le sibille, sui profeti e le sibille potremmo parlare altre tre volte. Bene. Almeno altre tre volte. Quindi io massima disponibilità, mi diverto. Noi ti seguiamo sempre, però stavolta mi devi dare il tempo di digerire quello che ci hai detto di me, perché hai detto un sacco di cose interessanti, però io ho bisogno, ho sto invecchiando, mia moglie me lo dice e mio figlio me lo conferma, che sto invecchiando, ho bisogno di tempo per focalizzare tutto quello. Per metabolizzare. Esatto, perché non hai detto poco. Come sempre poi alto, io ti aspetto a grado per farti alcune domande. Un'altra cosa su cui volevo ritornare. Posso, Salvatore? Sì. Sì, vai. Un'altra cosa su cui volevo tornare e vi volevo appunto sensibilizzare è questo proprio. Il fatto di da sette, eccole qua le sette, una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, sono diventate otto.
da questa posizione è stata portata in quest'altra posizione, la transenna. Sono cose che io ritengo inaccettabili, inaccettabili, perché snaturano il senso spirituale di questi simboli. Otto fiammelle che mi rappresentano, vorrei chiederglielo io glielo vorrei chiedere. Mi dite cosa rappresentano otto fiammelle rispetto alle sette di prima? Mi dite cosa rappresenta questo spostamento, magari per comodità, ma santa pace. Guardate che obbrobrio che hanno fatto qui per terra, guarda, guarda qui. Spostare la transenna quando questa definiva l'area ancora più sacra all'interno del santuario. Ora, non voglio... L'attuale Papa, che appositamente non nomino, perché quel nome è veramente sacro. Sa perché la Cappella Sistina è fatta in questo modo? Sa cosa rappresenta, cosa rappresentava? Sa cosa rappresentava la transenna? Sa cosa rappresentava le sette luci? Lo sapete che ne dubito? E non sono solo io a dubitarne. C'era anche un grande uomo, grande ecclesiastico, non faccio nomi, che è stato affermo, grande appassionato d'arte, di grandissima cultura, che mi diceva: Gennaro, non ti meravigliare che nel nostro ambito, vescovo, moltissimi non sanno nulla, non hanno cultura e non studiano. E parlava di suoi colleghi con la porpora vescovile. E mi diceva: per i cardinali è peggio. Ed è una tristezza infinita. Come quando entro nelle chiese, chiamiamole moderne, chiese di adesso, e vedi il fonte battesimale, e non la fonte battesimale, perché ho trovato pure questo scritto, il fonte battesimale messo non si sa dove. Se pensate che in epoca, subito immediatamente dopo, diciamo nel cristianesimo delle origini, il fonte battesimale era all'esterno, perché non si poteva entrare in un luogo sacro non battezzati, o meglio, non iniziati. Poi dopo è stato messo, appena entrati, sulla sinistra, per far sì che chi si avvicinava o voleva avvicinarsi alla luce, che era verso l'altare, fosse stato prima iniziato per poter continuare il cammino. Oggi troviamo il fonte battesimale vicino all'altare. Ormai sono arrivato. In termini spirituali, in termini simbolici, se sto all'altare sono arrivato alla luce. Purtroppo non si comprendono più questo genere di simbologie, di simbolismi, anche all'interno delle architetture, architettura simbolica, come poteva essere la transenna qui. Finisco, scusami, divento troppo critico. Scusami, Gennaro, se intervengo, perché quando verrai a Grado ti farò visitare, diciamo così, guardando alla sinistra della Basilica di Santa Eufemia, il fonte battesimale su otto lati.
che fuori, come dici tu, perché è del 500, di questo secolo. È quello ottagonale. Ottagonale. Che 8 sai che è infinito, una volta battezzato c'è, quindi tutti si politici. Ed è, insomma, è questo. Purtroppo l'ignoranza sta andando avanti. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Beh, Gennaro, adesso sinceramente non ci avevo neanche pensato, ma il battistero, prima il battistero era proprio esterno. È certo. Quindi... a Firenze, anche... Firenze, Battistero. Il Battistero. Infatti, il primo che ho pensato è il Battistero di Firenze, ma poi ce ne stanno diversi, chiaramente. Quindi... Ma è quello il significato, è quello il significato. Sì. Cioè, tu, queste cose, anche in ambito, cioè, ci stanno i simi architetti, voglio dire, che anche nell'ambito dell'architettura simbolica ha un significato, cioè, determinate cose hanno un significato, significato profondo. Significato spirituale, non un significato estetico. Anche il fatto che un fonte battesimale sia ottagonale non è perché è bella la forma dell'ottagono, a parte quello, ma non è perché... qual è il significato dell'ottagonale? Cavolo, l'otto, l'ottagono, è la via di mezzo tra il quadrato, che è la terra, e il cerchio, che è il cielo. È un mezzo. Io ti sto dando con il battesimo, con l'iniziazione, perché il battesimo è un'iniziazione, io ti sto dando in mano la potenzialità di arrivare al cerchio. Ecco perché ottagono. Tra l'altro sono due quadrati ruotati di 45 gradi. E anche quello ha i suoi significati. Ma non andiamo... dopo non andiamo oltre. C'è una cosa, una precisazione, perché adesso purtroppo ho avuto qualche distrazione, forse l'hai detto, non lo so. Perché è stato spostato? Cioè si vede si vedono quelle lastre o scene che non si possono guardare? Non lo trovi, per ragioni penso di così, di praticità. Un non senso praticamente. Brava. Probabilmente perché nel conclave avevano bisogno di più spazio quando si riuniscono nel conclave, quindi probabilmente l'hanno spostato per quello, chissà. Non mi meraviglierebbe che se avessero necessità di ulteriore spazio... venisse eliminata, non mi meraviglierebbe, purtroppo. Sì. Potrebbe essere, però c'è un problema. Prima erano 7 fiamme, adesso sono 8, quindi è voluta. No, la gente che non fa nulla a caso. Non ho capito, Salvatore. Dicevo, potrebbe essere, però oltre a spostarle, invece di 7 fiamme, l'hanno fatto 8. Sì. E quindi hanno rovinato tutto il messaggio. Certo, c'era prima. Per quello ho detto, dico, vorrei chiedere perché ne sono state fatte 8. E qui l'8 non è rappresentativo dell'ottagono. Non è neanche l'8 dell'infinito qui, probabilmente. Ma facciamo una bella cosa, tu prosegui con queste serate meravigliose, perché poi non concludiamo con una visita concreta? La disponibilità e con tutto il piacere, io lo faccio veramente con tutto il piacere. Adesso... dicevo, ma poi un sopralluogo concreto, concludiamo con una visita dal vivo. Praticamente impossibile. Non si può. Il sopralluogo alla Cappella Sistina potrebbe, allora, perché così com'è impossibile, nel senso che veramente quando entri ti ci fanno stare 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, con lì dentro ci staranno 500-600 persone, confusione, nonostante che sia un luogo sacro, una confusione che non finisce più, non riesci a vedere nulla perché le guide o i guardiani
ti dicono di proseguire, proseguire, perché deve entrare gente, deve entrare continuamente gente, per cui non vedi nulla. Ci sarebbe un modo per poterla vedere, però è costosissimo, perché in orario, no no, veramente, io la stavo organizzando, però poi dopo, subito dopo che la sto organizzando io, hanno aumentato i prezzi. In orario di chiusura, in teoria anche in, in serata, è possibile, prenotando, per dire, oggi è il 18 di febbraio, forse si riuscirebbe a trovare qualche posto a gennaio-febbraio dell'anno prossimo, per soli gruppi al massimo di, almeno questo è quello che, al massimo di 30 persone, 5.000 euro a testa. 5.000 euro a testa e entri nella Cappella Sistina praticamente da solo, perché 30 persone praticamente da solo. Una visita, se non erro, Piero Curiel, se stai ancora in, in ascolto, Enrico Bruschini ce l'aveva proposta, e mi pare che durasse una mezz'ora, e già mezz'ora, stare nella Cappella Sistina mezz'ora è veramente tanto, eh? Al massimo 30 persone sei solo e vedi quello che caspita ti pare. Però 5.000 euro a testa. All'epoca che la sto organizzando io, parliamo di una decina di anni fa, che la sto organizzando con un gruppo di amici, volevano 1.500 euro e ci avevo fatto un pensiero. 5.000 sono troppi. È una cifra, ragazzi. Salvo che non sia aumentato ulteriormente. La Cappella Sistina, se uno sì, almeno una volta nella vita metterci piedi in piedi dentro, sì, però dopo, se te la vuoi vedere, devi comprare un bel testo e metterti lì a vedere i singoli, le singole opere fatte da Michelangelo. Tra l'altro ci stanno, oh, qui ai lati queste qui, parliamo di Perugino, Botticelli, non mi ricordo, un altro grande nome, il Verrocchio. Qua ci sono affreschi che nessuno guarda, perché tutti guardano l'immensità dell'opera di Michelangelo. Ma qui stiamo parlando che uno solo di questi, il Louvre, per potessero portare via, ci darebbe la Torre Eiffel. E non ci facciamo niente. Per dire. Per cui. Scusa. No, scusa, stavi finendo. Ho finito. Complimenti, no, io... Gennaro. Grazie. Chi è? Rossano. Oh, Rossano, professore. Ciao, grazie, buona serata. Grazie, grazie. È molto interessante, tantissime cose. Grazie. Tantissime cose ho imparato stasera, grazie a te. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Arrivederci. Grazie. Che dicevi di Marzia? Dicevo, appunto, data questa situazione, beh, io sono anni che ci voglio andare, arrivarci con la... Le tue illustrazioni prima, poi dopo aver compiuto un piccolo percorso, diciamo, con te in questi termini, uno già ha qualche conoscenza di base, e poi andare ad impattare dal vivo, vedi quel che vedi, per me adesso con un ingresso normale sarà un domani quello da 5.000 euro, magari, anzi ci arrivi anche più preparato, anche quel poco, intanto qualcosa dal vivo è sempre dal vivo, secondo me. No, sì, stavo dicendo... per volersela studiare, per volersela vedere, per vedere la meraviglia dell'opera di Michelangelo, l'unico modo è quella di acquistarsi un ottimo testo con ottime fotografie.
è l'unico modo, perché sennò non la puoi apprezzare, non c'è modo. E come vi ho detto dall'inizio e nel corso del racconto, Michelangelo l'ha fatto appositamente. Michelangelo, ripeto, e mi piace tantissimo quella similitudine, ha dipinto talmente tanti alberi che non riusciamo a vedere la foresta. Dice tanto, la dice lunga. Io ritengo che di persona, non si sente Francesco Giannelli, il microfono probabilmente perché ci copre, non riusciamo a sentire. Dicevo, io l'ho fatto con diverse volte con gli amici, andare sul posto a vedere le cose ed esporgli le cose che so, le cose che studio al momento, eccetera eccetera, solo in luoghi più tranquilli. Città come possono essere Roma, dipende. Cappella Sistina è improponibile, non lo puoi fare, non te lo consentirebbero nemmeno, attenzione. No, lì no, consentirebbero ma non per le eresie che ho detto, ma non te lo consentono perché fanno correre. Questione anche economica per loro di tempo, perché così hanno il ricircolo di tante persone, chiaro. E quindi poi, cioè, per altre cose sì, per altre cose è bello andare di persona, certo. Come per dire, andare a vedere il Duomo di Orvieto, dove io personalmente non sono mai stato di persona, confesso, e vedere sia da un punto di vista architettonico sia da un punto di vista decorativo. O come ho fatto un po' di anni fa Castel del Monte, abbiamo fatta una insieme di incontro virtuale, ma io ho fatta dal vivo. O Bomarzo, il famoso Sacro Bosco del Castello Orsini di Bomarzo, e quello l'ho fatto di persona con un gruppo d'amici, così come ho fatto di persona la Cappella San Severo a Napoli. Ma quella si può fare. Quella dove sta la Cappella San Severo è quella del Gesù con la rete. Io sono dell'avviso che adesso in primavera farò Colle Maggio all'Aquila, la Basilica di Colle Maggio. I regali che ti fai e di cui ci rendi partecipi. Il presidente vuole. In primavera, magari, perché io già dobbiamo parlarne perché adesso gruppo di amici con cui vado. Noi siamo in questa grande impasse del Covid, per cui non sai mai come muoverti, se ti muovi bene o male. Però se riusciamo a da qua più avanti, che sia ragionevolmente sicura, possiamo parlarne da subito, volentieri. Molto, anche perché poi l'Aquila geograficamente da noi non è molto impegnativa come distanza. No, tra l'altro è un tiro di schioppo, come si dice. No, ma anche con gli altri club che stanno ascoltando, ben volentieri che condividerei questa iniziativa. È stato fatto altre volte in maniera collettiva e condivisa. La Basilica di Colle Maggio è una esplosione di significati simbolici che molti, la maggior parte, non conosce. Puoi proporre qualche data, magari ci sentiamo nei prossimi giorni, ne parliamo? Per che cosa? Per questa cosa qui? Questa visita guidata. Si potrebbe fare a maggio. Se tu ci pensi un attimo, la proponi e cerchiamo di lavorarci insieme. Pensaci. Io poi tra l'altro mi sto imbattendo in un sollecitato da Giovanni Martinelli, ho iniziato uno studio
lo dico in anteprima, poi dopo vediamo se riusciamo a portarlo avanti, uno studio per fare un testo sull'apparato simbolico di Carlo e Vittore Crivelli. Tutto sull'apparato simbolico dei due fratelli Crivelli. Che Giovanni mi ha detto assolutamente, tu che sei un appassionato di simbolismo eccetera eccetera, fallo, perché un testo del genere non esiste. E allora mi sono messo a, ho iniziato a studiare, o meglio anche a scrivere, inizio, dopo che sarà una cosa lunghetta, quindi però penso importante. Per preparare quella di stasera ho interrotto quell'altro lavoro, perché bene o male durante il giorno devo lavorare, perché qualcosa devo pure guadagnare. Giustamente. E quindi così. Bene Gennaro, è stata una serata molto interessante, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Io per realizzare altre cose, e veramente questa cosa dell'Aquila potrebbe dare un po' concretezza a tanti altri discorsi fatti, sarebbe un momento interessante di stare insieme intorno a un tema come quello dell'arte e della cultura. Molto volentieri. Ci lavoriamo allora. Veramente. Di maggio? Ne parlavo l'altra sera con Paolo, signore, che stavamo a cena insieme, e lui appunto mi ha detto, quando ha sentito che stavo organizzando questa cosa, perché l'avevamo già organizzata, l'abbiamo rimandato due volte, e tutte e due per il maltempo, per la neve, perché l'avevamo organizzata adesso a novembre, fine ottobre, primi di novembre, l'abbiamo rimandata due volte, allora l'abbiamo rinviata a marzo, e Paolo appunto mi diceva assolutamente dimmelo che vengo anche io. Vabbè. E poi la faremo se tu desideri e vuoi, ben volentieri. Ti ripeto, ben venga. Perché no? A me farebbe immensamente piacere. Bene. Bene. Grazie Gennaro, stupendo. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Buonasera. Grazie Gennaro, grazie. Interessantissimo Gennaro, come sempre. Grazie. Scusa la webcam, ma sono col cellulare, non mi regge la connessione. Ok, grazie veramente Gennaro. Ciao. Ciao Gennaro. Grazie, complimenti. Ciao Gennaro, complimenti. Ciao. Ciao Gennaro, ciao Gennaro, ciao, ciao, buonanotte, grazie Gennaro, ciao, 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 Gennaro, veramente molto interessante, grazie. Grazie. Ciao Gennaro, ciao Marco, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, grazie Gennaro, buonanotte. Dimmi tu, Danilo, quando devo chiudere. Salutiamo. Oh, c'è anche Franco dalla Ponia, adesso ti ho visto. Franco dalla Pomerania. Oh, ciao, ciao, ciao Angelo. Ciao, ciao. Ciao, ciao ragazzi. Bellissimo, veramente bellissimo. Grazie. Sono Franco. Freddo lì? È freddo? Sto morendo di freddo, purtroppo. Meno 15? No, meno 2, meno 3. Però per me, insomma, per un marchigiano è già troppo. Ti tiene sveglio, Franco? Come? Ti tiene sveglio il freddo? No, mi tiene fuori di testa, veramente. Ah, sì. Il cerchio alla testa. Bene, bene. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ciao a tutti, grazie. Ciao Gennaro, grazie. Ciao Franco, in mezzo a Renetti. A Leonore, il nostro governatore in coming. Ciao a tutti, grazie mille, molto interessante, grazie. Grazie, ciao Franco, buona serata. Ciao. Chiudo, presidente? Vai, sì, no, siamo nel domani, perfetto, grazie. A tutti. La prossima occasione, grazie. Qualcosa. Allora,